Giulia e Marta lavorano 16 ore al giorno alla macchina da cucire. Per entrambe è la normalità. Forse non sanno che il loro datore di lavoro sfrutta l'immigrazione clandestina, evade il fisco e concorre in modo sleale nei confronti delle imprese che operano nella legalità. Il falso danneggia tutti. La merce contraffatta fa guadagnare solo chi trasgredisce la legge, compromettendo la salute dei lavoratori e dei consumatori, avvilendo la dignità umana e la qualità del lavoro. Non permetterlo. Acquista sempre prodotti realizzati nel rispetto delle normative.